Buongiorno e bentornati sul mio canale, Il Filo della Principiante, e benvenuto a chi è la prima volta che passa di qua. Questa volta torniamo a un vlog normale, quindi in cui parlo dei miei progetti finiti, dei miei progetti in corso e parleremo anche di un libro. Uno dei progetti finiti lo vedete qui, ma ve ne parlerò dopo perché sarà da qui che partirò per poi parlare del libro di cui vi volevo parlare oggi. Per quanto riguarda invece i progetti finiti, come vi avevo detto alla fine del vlog precedente, ho terminato il mio tartan con cui ho realizzato appunto un gilet e mi piace molto la colorazione scelta, mi piace anche la vestibilità e è una tecnica veramente semplice e anche molto d'effetto. Si realizza veramente con pochissimo tempo e però dà una buona soddisfazione nel farlo. Ci si possono fare veramente con questa tecnica del tartan, si possono realizzare veramente tantissimi progetti diversi. E qui vi faccio vedere nella foto, qui in alto vedete la lavorazione, appunto con la foto da dietro si vede meglio la lavorazione. Per quanto riguarda i colori, appunto, erano un nero, un grigio, un viola e un giallo. E sono colori che mi piacciono molto e quindi sono soddisfatta del risultato. Quindi, per i progetti terminati abbiamo questo del gilet che avete visto nel video precedente, avevate già visto che era a buon punto, quindi non ci è voluto molto per terminarlo. Per quanto riguarda invece i progetti in corso, avevo all'inizio della stagione, anche se poi non era una stagione fredda, avevo preso questa cake della Mondial Ginger. E con queste sfumature di viola, verde, azzurro che si sfumano con una sfumatura molto lunga e ho iniziato a realizzarci un poncio che adesso vi metto al dritto. Eccolo qui. Il poncio verrà così. Sono quasi arrivata alla chiusura delle maniche. E il poncio continuerà invece a V nella parte davanti e nella parte dietro. Questo progetto l'ho preso da Chris, l'angolo di Chris, e lei aveva realizzato una maglia poncio. E io credo che con questa cake non riuscirò a fare anche le maniche, quindi farò un poncio appunto più tradizionale senza maniche. Ancora tra i progetti iniziati, perché appunto non sarei una principiante se non iniziassi almeno due progetti per averne finiti due, quindi mi sembra anche di essere stata piuttosto brava. Ho come al solito molti progetti in corso ancora da terminare e da riprendere in mano, ma avevo voglia di iniziare qualcosa di nuovo. E tra le cose nuove che ho iniziato c'è un collo di Steven West che adesso vi faccio vedere, lo vedete qui nell'immagine, è il Trellis Call. Mi andava di provare a fare delle trecce, quindi questo motivo con queste trecce che corrono lungo tutta la lavorazione mi piaceva e mi sembrava anche piuttosto un progetto piuttosto rapido. Ho iniziato a realizzarlo, adesso vi faccio vedere. Sono veramente molto 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 all'inizio, però ecco come sta avvenendo. E quindi ecco qui tutte le trecce che si lavorano. Il giallo è il giallo del maglione sempre di Steven West, il Dustland che avevo fatto per Stefano, e invece il grigio è sempre della Rowan e
si abbinava bene appunto per i due colori. Rispetto alla colorazione di Steven West, che ovviamente ha un multicolor tra le righe, ho deciso di farlo un pochino più semplice anche per migliorarne la vestibilità, quindi un giallo senape e un grigio vanno più o meno bene su tutte le su molti capi di abbigliamento. Quindi progetti in corso ve ne ho parlato, i progetti progetto finito, appunto c'era il gilet che avevate già visto semifinito e di cui vi avevo già parlato. Quindi ora ci manca di vedere quello che invece porto indosso. Allora, il maglione ne avevo già parlato anche più volte, è appunto, scusate che cerco di ridimensionare l'immagine. È un maglione della Kramer che avevamo iniziato con il gruppo delle tester su Facebook. Qui lo vedete indossato ovviamente da me su una panchina che è qui a Prato contro la violenza sulle donne. Mi piaceva comunque mandare questo messaggio anche di ricordarci sempre tutte le vittime di violenza, visto che appunto questo canale è un canale, sì, forse con un'utenza prevalentemente femminile, però anche di uomini che credo che non abbiano credo che condividano con noi il rispetto della donna e quindi che non vedano in un genere qualcosa di inferiore o qualcosa che si può, a cui appunto si può fare violenza. E come vedete, appunto, il maglione l'ho lavorato in più colori con lo sprone in tre colori, invece il bordino inferiore con il colore scuro, mentre il bordino dei polsini con il colore medio. E devo dire che il progetto mi è piaciuto molto e ho avuto qualche problema nella realizzazione dei ferri accorciati che appunto vanno ad alzare il giro del dietro per migliorarne la vestibilità, ma dopo di quello è filato tutto abbastanza liscio e questa volta non ho avuto il problema per quanto riguarda le maniche. Allora, le maniche le avevo provate a fare con il Magic Loop e comunque per lavorare appunto le due maniche contemporaneamente, ma erano state qualcosa di estremamente noioso e estremamente stancante. Quindi ho acquistato i mini ferri circolari e ho preso questi della Mindful. Questo set che è veramente molto molto carino anche da un punto di vista estetico, perché appunto si presenta come un cerchio all'interno del quale sono contenuti tutti i mini circolari che vanno dal, se non sbaglio, dai 2 mm, 2,5 mm fino ai 6 mm. Sono ferri circolari appunto fissi e corti piccolini, quindi bastano per fare appunto la circonferenza delle maniche e montato, riprese le maglie dallo sprone che avevo lasciato in sospeso dallo sprone e montate su questi mini ferri circolari e la lavorazione delle maniche è stata veramente molto molto rapida, molto molto rapida, molto più compatto il lavoro, non, senza nessuno scalino, senza nessun problema, quindi una lavorazione più liscia e più omogenea. Quindi sono stata contenta di questo acquisto. All'interno del set poi ci sono qualche accessorio come gli aghi da lana, i marcapunti, tanti marcapunti dai più piccolini ai medi, ai più grandi, e c'è un calibro per i ferri e ci sono anche delle forbicette di quelle ripiegabili, quindi che si
possono piegare e non tagliano mentre si portano in giro. Perché vi dicevo che era da qui che volevo parlare? Appunto perché mindfulness è ovviamente con questa forma chiaramente a mandala, mi ha riportato alla mente un libro che avevo da tempo, perché appunto vi avevo già raccontato che prevalentemente lavoravo ad uncinetto e quindi era un libro che avevo preso prima di pensare anche di aprire questo canale. Allora, il libro è di un autore di cui avevo già parlato, perché appunto è Corkill. L'autore che appunto aveva scritto il testo sulla salute e la maglia. Questo testo si trova in due edizioni. L'edizione con questa copertina, che è esattamente quella che vi ho messo anche nell'immagine, oppure si trova anche con un'altra copertina, ma dal contenuto assolutamente identico. Adesso ve lo mostro qui in immagine, sempre Crochet Therapy 20 Mindful Relaxing and Energizing Project. Allora, in questo testo Bethan Corkill propone la forma del mandala, quindi quello che vedete anche qui nelle immagini di copertina, quindi queste forme circolari che si ripetono. Diciamo partendo dal centro per poi allargarsi, e le propone come elementi appunto semplici che affiancano da una parte la lavorazione appunto a uncinetto o a maglia, di cui appunto abbiamo già parlato nel primo vlog. Quindi con tutti i vantaggi che può portare i lavori manuali a doppia mano per quanto riguarda la nostra salute mentale, quindi per quanto riguarda l'ansia, per quanto riguarda la gestione dello stress. Però in questo testo sull'uncinetto collega questi vantaggi ai vantaggi derivanti dalla forma del mandala. Perché il mandala ha una struttura che appunto ci porta a centrarci su di noi per poi allargarsi e a portare ordine. A questo proposito, infatti, volevo citarvi, l'ho già preso qui, un piccolo brano tratto da Jung, uno psicologo. In questa raccolta di testi, che appunto è la raccolta numero 9 delle opere, uno dei testi si intitola proprio Che cosa sono i mandala? Dice: la parola sanscrita mandala significa in generale cerchio. Nell'ambito delle pratiche religiose e nella psicologia, essa designa immagini circolari che si possono disegnare, dipingere, modellare plasticamente o tracciare danzando. Quindi, il mandala è un'immagine a cerchio che si può realizzare in tanti modi diversi e a Corkill, appunto, lo applica alla realizzazione di mandala fatti ad uncinetto, quindi collegando le caratteristiche del mandala alle caratteristiche del lavoro a uncinetto. Immagini plastiche di questo tipo si riscontrano in special modo nel buddismo tibetano, come figure di danze sono eseguite dai monasteri dervisci. Come fenomeni psicologici affiorano spontaneamente nei sogni, in certi stati conflittuali e nella schizofrenia. Molto spesso i mandala contengono una quaternità o un multiplo di quattro nella forma di croce, stella, quadrato o ottangolo. Nell'alchimia questo motivo ha assunto la forma della quadratura circoli.
L'ordine severo imposto da un'immagine circolare come quella del mandala compensa il disordine e la confusione dello stato psichico, e ciò attraverso la costruzione di un punto centrale al quale è correlata ogni cosa, o una disposizione concentrica del molteplice e dell'opposto dell'inconciliabile. Quindi, all'interno del cerchio del mandala, noi riusciamo a inserire anche elementi molto diversi tra loro, elementi che nella forma dell'uncinetto possono essere composti da punti o colori anche molto, molto diversi, che però nel loro insieme, quindi anche nella loro diversità, creano un'armonia, creano un ordine. Queste immagini abbiamo, in circostanze determinate, considerevoli effetti terapeutici nei loro autori. Qui sto sempre rileggendo da Jung. È un fatto empiricamente constatato e anche facilmente comprensibile, in quanto esse rappresentano spesso un tentativo molto audace di cogliere e sanare contrasti apparentemente inconciliabili e di superare divisioni apparentemente irriducibili. Già un mero tentativo in questa direzione ha di solito un effetto benefico, a condizione però che avvenga spontaneamente. Quindi gli effetti benefici del mandala non li sostiene Jung li scopre e li, appunto, li interpreta e li utilizza. All'interno di questo testo poi infatti Jung raccoglie anche tutta una serie di mandala individuali realizzati dai pazienti e per chi avesse un interesse anche di ordine psicologico, dà anche un'interpretazione archetipica, quindi ricollegando queste immagini individuali a poi tutta una serie di elementi delle varie tradizioni mitiche degli uomini. Quindi, il mandala ha questa sua funzione ormai veramente conosciuta nei secoli dei secoli. Corkel quindi semplicemente riprende questi elementi proponendo una serie di progetti molto semplici, quindi adatti anche ai principianti, che in qualche modo possono aiutare la persona a ricentrarsi su se stessi. Tra le proposte, appunto, abbiamo dei sottobicchieri, dei cuscini, delle decorazioni per la casa, quindi tutta una serie di oggetti che si possono realizzare con forme circolari. Carine anche le mollettine fatte con i vari fiori. Dunque, rispetto all'altro testo di Corkill, che era sicuramente molto più elaborato e spiegava sicuramente meglio, questo diciamo è più un testo prontuario, quindi qualche esercizio, qualche modello. Qui appunto sono contenuti molti modelli, mentre nell'altro testo, che era un testo prevalentemente saggistico, modelli non ce n'erano. E per chi sa già lavorare un po' ad uncinetto, probabilmente non è un testo particolarmente interessante da un punto di vista dei modelli. Appunto, lo è più da un punto di vista di che cosa creare e quali tipi di vantaggi per la nostra, per il nostro benessere psicologico possono derivare dalla creazione di alcuni oggetti. Un altro oggetto, che appunto era quello di copertina, sono le palline con cui possiamo realizzare poi delle palline antistress. Quindi, questo testo lo avevo preso perché mi incuriosiva il titolo, però devo dire che poi non ho realizzato nessuno di questi progetti perché, per quanto mi riguarda, per le mie abilità d'uncinetto, sono veramente un po' troppo basici. Però, appunto, può essere comunque un testo interessante. Appunto, è un testo con cui Bateson Corkill cerca di
dare degli strumenti per mettere in pratica quello che sono le sue ricerche sul campo dell'applicazione delle arti manuali per il benessere psicologico. Quindi, e non a caso, quindi, è stato realizzato questo set Mindful esattamente sulla forma del mandala. E quindi con questo è tutto quello che volevo appunto raccontarvi in questo vlog. Vi ringrazio come sempre per tutti coloro che sono arrivati fino qui. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale, tutti coloro che commentano, tutti coloro che aggiungono un pollice alzato ai miei video. Vi ringrazio veramente di cuore e vi auguro una buonissima giornata.